Buongiorno, grazie per essere con noi al professor Enrico Giovannini, professore ordinario di statistica economica a Tor Vergata, a Roma. Insegna anche alla LUIS, è membro di tante fondazioni, di tanti board, ma soprattutto oggi in veste di portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in realtà che ormai credo abbia compiuto 4 anni, da qualche settimana, da qualche mese, raggruppa centinaia, credo forse quasi 300 organizzazioni, istituzioni e realtà della società civile che si occupano di sviluppo sostenibile. Un passato, il professor Giovannini all'Ocse, presidente dell'ISTAT, ministro del lavoro 2013-2014. 14, insomma, una persona con la quale volentieri affrontiamo il tema dello sviluppo sostenibile in un momento in cui siamo tutti terrorizzati dall'assenza di sviluppo e figuriamoci della sua sostenibilità. La prima domanda che le farei, professore, ringraziandola nuovamente, però ha a che fare col tema della salute, perché proprio uno degli obiettivi, dei goal, dei 17 dell'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, appunto, riguarda la salute, il che ribadisce ancora una volta che lo sviluppo sostenibile non è fare pannelli solari o occuparsi semplicemente O almeno non dell'inquinamento, solo. non solo, ma in realtà riguarda tutti noi. Tra l'altro, non c'è solo l'obiettivo 3, se non ricordo male, appunto, che parla specificatamente di salute, ma è un termine che si ripete in tutti i target dei 17 obiettivi. Ancora una volta, quindi, la riflessione è, non si può prescindere dal benessere quando si parla di sviluppo sostenibile. Sì, come lei ha detto, l'obiettivo 3 è proprio dedicato alla salute, la salute per tutti. Sono quindi due dimensioni da considerare. E se guardiamo all'approccio One Health sviluppato a livello globale, lo slogan è non si può essere sani all'interno di un mondo malato, di un pianeta malato. E forse questa pandemia ci sta facendo proprio capire, ahimè, sulla nostra pelle, questa connessione. Gli scienziati ci avevano da tempo avvisato che il degrado dell'ambiente, in particolare della biodiversità, il contatto molto ravvicinato tra città, tra specie umana e le altre specie avrebbe aumentato il rischio di pandemia. E poiché adesso è accaduto, tutti ci siamo resi conto che non possiamo trattare due problemi in modo separato. Questo vuol dire che dunque noi usciremo per forza dalla crisi attuale, dalle difficoltà attuali, facendo un salto nella giusta direzione. Purtroppo no, sarebbe troppo facile, perché la tentazione di tornare indietro, cioè a dove eravamo pochi mesi fa, psicologicamente, ce lo dicono gli studiosi di neuroscienze, è molto forte. Perché? Perché il futuro è ancora più incerto di quanto era qualche mese fa. Abbiamo sommato dunque a una crisi ambientale, una crisi sanitaria che sta diventando economica e che diventa sociale, naturalmente. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha twittato nei giorni scorsi dicendo: un giorno troveremo il vaccino contro il Covid-19, ma non c'è vaccino contro il cambiamento climatico. E mi è sembrata un'affermazione nella brevità di un tweet molto forte, che ci aiuta a capire come dobbiamo reagire a questa crisi guardando a una prospettiva anche di medio termine. Il fatto che il governo abbia deciso di destinare risorse ingenti nel recente decreto, oltre 3 miliardi, al tema della salute, ma che anche l'Europa abbia scelto di dedicare uno strumento, il tanto discusso MES, il meccanismo per il salvataggio degli stati di emergenza ai temi della salute, sono segnali, secondo me, che non dobbiamo trascurare. Ma la salute ha anche una questione gravissima di disuguaglianze, disuguaglianze nell'accesso alla salute. Forse abbiamo già dimenticato quello che qualche settimana fa è stato detto, e cioè che se la pandemia in Italia avesse colpito il sud, i danni sarebbero stati probabilmente molto più ingenti. Perché? Perché le strutture sanitarie nel sud non sono all'altezza di quelle del nord. E in questi mesi abbiamo visto uno sforzo straordinario di preparazione
da parte delle altre regioni nel caso in cui l'epidemia si muovesse anche al sud o una seconda fase colpisse anche le regioni al sud. Un altro tema emerso a proposito delle disuguaglianze e del concetto ampio di salute è quello che con la regolarizzazione di tanti lavoratori irregolari, io spero che vengano anche sanificate, bonificate le aree, soprattutto nel sud Italia, dove molti di loro vivono, perché sono delle bombe a orologeria dal punto di vista sanitario. Ecco, mettere nuovamente al centro l'investimento in salute con questa prospettiva ampia sarebbe il modo migliore non solo per migliorare sull'Agenda 2030, sull'obiettivo 3, ma per consentire anche ad altri obiettivi di essere raggiunti più facilmente. Senta, lo accennava poco fa, questa è una crisi sanitaria che si è trasformata velocemente in crisi sociale e grande crisi economica, aggiungo io una crisi economica diversa da quelle che abbiamo vissuto, che non ci, come dire, che non rimpiangiamo, ma differente anche solo da quella dei 10 anni fa, del 2008, che fu crisi soprattutto finanziaria. Questa è una crisi in cui sono fermati gli apparati produttivi. È un momento in cui però si investirà tanto in quello che accadrà in futuro, ed è un momento di grande paura. Allora mi chiedo, secondo lei, dove pende l'ago della bilancia? Verso un ulteriore passo decisivo in avanti, a questo punto quasi se fosse un cuore buttato oltre l'ostacolo, verso la sostenibilità e verso quindi economie più rispettose dell'ambiente, dell'uguaglianza, dell'equa distribuzione, o se invece timorosi di quello che può accadere, guardando un po' come si stava bene fino a poco fa, non si faranno dei passi indietro e quindi ancora con le fonti fossili, ancora con sistemi centralizzati, iniqua distribuzione, eccetera. Lo teme o spera in un ago che si butta dalla parte giusta? Lo temo, ma sono più ottimista di quanto ero stato 12 anni fa. Io ero all'OCSE in quel periodo e già da anni lavoravamo sul tema dell'andare oltre il PIL come misura del progresso delle società, del benessere. E durante la crisi io parlai con vari economisti con cui lavoravamo in tutto il mondo, dicendo, beh, è un'occasione straordinaria per provare a reagire in modo diverso, per cambiare il sistema. Ma la priorità data alla creazione dei posti di lavoro all'epoca fece premio su tutte le altre considerazioni. Addirittura una serie di iniziative prese per calmierare i rischi che la finanza, una eccessiva finanziarizzazione dell'economia aveva reso evidenti, addirittura quegli interventi poi sono stati smantellati negli anni successivi. Qual è il punto cruciale? È che noi abbiamo costruito un sistema economico e sociale molto fragile. Cioè il costo dello sviluppo straordinario che il mondo ha avuto negli ultimi 20-30 anni, che ha tirato fuori dalla povertà miliardi di persone. È stato fatto questo salto in avanti con la globalizzazione, tutta centrata sul tema dell'efficienza e quindi la riduzione dei costi, ma come sa chi si occupa di sistemi, anche informatici, bisogna prevedere delle ridondanze dei sistemi, perché sennò quando un pezzo del sistema si blocca va in crisi tutto il sistema. In parte questo è accaduto sulle catene del valore, ma non sappiamo cosa accadrà adesso. Noi aspettiamo i risultati, per esempio, di un'indagine Istat lanciata recentemente su centinaia di migliaia di imprese per capire come loro vedono, ad esempio, il fenomeno della globalizzazione. Secondo alcuni ci sarà un ritorno indietro di alcune filiere, magari una globalizzazione regionale. Questa sarebbe una straordinaria opportunità per l'Europa, ma poi come paese dobbiamo capire cosa fare per valorizzare la possibilità che le imprese tornino anche in Italia e non si fermino in Slovenia, in Austria o vadano da qualche altra parte. Allora, anche qui i fondi che sono stati impegnati, anche l'ultimo decreto, sono tesi soprattutto a proteggere. E poiché stiamo usando gran parte dei nostri fondi in questa direzione, anche se una parte va invece negli incentivi per cambiare la mobilità,
per le ristrutturazioni energetiche, tutte cose che vanno nella giusta direzione e che si sommano ad alcuni interventi previsti già nella legge di bilancio per il 2020 che noi avevamo lodato nel documento pubblicato a febbraio. Il resto dei fondi dovrà venire dall'Europa. Ed è qui dove sono più ottimista rispetto a 12 anni fa. Ad esempio, la Banca Europea degli Investimenti, che sarà uno dei canali attraverso cui finanziare progetti di rilancio, a settembre del 2019 ha deciso di non investire più in energie fossili. E nessuno sembra orientato a tornare indietro da quel limite che si era dato. I fondi sul futuro Recovery Fund, ma anche i futuri fondi europei dei 7 anni 2021-2027, che potrebbero essere anticipati ai primi 2 anni in molti casi, bene, quelli sembra la Commissione europea orientata a spenderli comunque per l'European Green New Deal o la digitalizzazione, cioè la trasformazione. Capisco che nel momento in cui le risorse sono limitate sembra un po' anacronistico parlare di questo, ma le imprese che stanno già ragionando, anche le italiane, su come rimbalzare avanti, come dico spesso in questo periodo, stanno decidendo in termini di prospettiva. In un recente sondaggio alla domanda «Ma la vostra impresa come sta reagendo alla crisi?» abbiamo circa un 30% che dice «Io non ho problemi». Un 30% che dice, 30-40%, «Sì, ho problemi, ma penso di riuscire a cavarmela». E un 30% che invece è in difficoltà e non ha prospettiva. E qui dove la politica, sia nazionale che europea, ha un ruolo importante da giocare. E l'ultima considerazione riguarda noi consumatori. Le stime previste, fatte per esempio dalla Commissione europea, è che il PIL quest'anno in Italia potrebbe cadere fino al 9,5% e l'anno prossimo potremmo crescere di circa il 5%. Quindi una V incompleta, non si torna dove eravamo. Ma grazie allo sforzo incredibile dei bilanci pubblici, il reddito disponibile delle famiglie potrebbe cadere solo dell'1,5%. Questo vuol dire che l'impatto, mediamente naturalmente, sarebbe assorbibile. E allora perché il PIL non cade così poco? Beh, perché la paura del futuro spingerebbe tantissimi a risparmiare, in attesa di vedere quello che accadrà. E la stessa cosa accade per le imprese. Non è detto che gli aiuti si trasformeranno in investimenti. Ecco dove l'elemento psicologico, collettivo, ma anche la capacità della politica di dare una direzione diventano cruciali, non solo per rallentare la caduta, ma anche per dare una spinta verso quella che appunto chiamiamo resilienza trasformativa, cioè la capacità di reagire alla crisi trasformandosi. Dall'efficienza alla resilienza, mi sembra davvero un'ottima riflessione. Professore, lei, come dicevo poco fa, è stato anche ministro del lavoro. Il lavoro è uno dei temi che spaventa di più in questo periodo. Vale la pena forse riflettere ancora una volta sul fatto che invece una transizione verso la sostenibilità è anche capace di aumentare, certamente modificando il mondo e il mercato del lavoro. Sì, certamente, lo sappiamo dalle imprese che hanno già scelto l'economia circolare, che hanno scelto la sostenibilità in senso lato. I dati dell'Istat dell'anno scorso sono stati assolutamente evidenti. Le imprese grandissime che hanno scelto sostenibilità hanno addirittura il 15% di produttività in più rispetto alle loro omologhe che invece non hanno investito in questa direzione. 10% per le grandi, 5% per le medie. Sono numeri enormi. In più sappiamo che muoversi sull'economia circolare consente di ridurre i costi complessivi, aumentare la profittabilità, ma richiede più persone. Ottima cosa in questo momento. Ed è su questo che possiamo ragionare su ulteriori strumenti. 3 esempi. Il primo ha a che fare con le imprese che beneficeranno di aiuti. A me dispiace molto che questa cosa non sia stata inserita nel decreto e
proporrò che venga invece inserita in sede di discussione parlamentare. Le imprese di medie e grandi dimensioni che hanno avuto un aiuto di questo tipo devono rendicontare, secondo i criteri della sostenibilità, nell'ambito delle cosiddette direttiva sulle dichiarazioni non finanziarie, che purtroppo il governo del 2016 italiano, ultimo paese a attuare quella direttiva, ha limitato a circa 200 imprese, le grandissime neanche tutte. Perché dico questo? Perché coloro che hanno fatto questo salto, e mi riferisco ormai agli studi disponibili, hanno cambiato profondamente il loro modo di fare impresa, anche in termini di non solo ambientali, ma soprattutto sociali. E quindi sono più coese al loro interno. In un momento di crisi come questo è importante la coesione per rimbalzare appunto avanti. Seconda considerazione. I fondi comunitari verranno, come ho detto, per sostenere la transizione ecologica. E sappiamo che possono creare tantissimi posti di lavoro. Richiedono professionalità diverse, quindi vuol dire che il governo deve da subito avviare anche delle iniziative di formazione per tutti, in grado anche di mettere le persone in grado di essere assunte magari in queste nuove attività, ma anche a noi consumatori di scegliere diversamente, magari a favore di quelle imprese che vanno proprio in questa direzione. E la terza considerazione ha a che fare con i giovani. Recentemente un giornalista che conosco da molti anni mi ha chiesto: sì, ma per i giovani cosa si potrebbe fare? Quando ero ministro abbiamo disegnato la garanzia giovani, che poi è stata il più grande programma di politiche attive mai fatto in questo paese. Secondo gli ultimi dati, circa 1,5 milioni di ragazzi è stato in qualche modo a contatto col programma. Si può migliorare, si può potenziare. Ma quando io l'ho citato a questo giornalista, che appunto con cui avevamo rapporti anche quando ero ministro, mi ha risposto: ah già, è vero, c'è la garanzia giovani. Allora, lo dico perché l'impressione che ho spesso anche in questo momento è che molti dicono che dobbiamo ricominciare tutto da capo, che tutto deve... No, abbiamo vari strumenti che possiamo migliorare senza dover ogni volta reinventare la ruota, come si dice nel mondo anglosassone. Questo è un passaggio molto importante, perché sappiamo che molti giovani perderanno il lavoro. E infine il tema degli adulti vicini, diciamo così, alla pensione, ma non ancora in età di pensionamento. Sarà un problema molto significativo, che non può essere risolto semplicemente con un'altra quota 98, 96, 90, perché la finanza pubblica non può reggere un meccanismo del genere. E qui credo che, di nuovo, per non reinventare tutto, dobbiamo potenziare l'anticipo pensionistico, che è uno strumento che di nuovo disegniamo noi all'epoca, attuato poi dal governo Gentiloni, e che potrebbe essere un giusto mix di flessibilità, ma in cui pagano, diciamo così, parzialmente, eccetto per i casi più difficili, i lavoratori, le imprese e in parte appunto anche lo Stato, ma almeno eviteremmo un'altra ondata di prepensionamenti come quella folle che abbiamo avuto grazie a quota 100, che appunto non è veramente sostenibile. Senti, in questi 4 anni l'alleanza ASVIS ha lavorato tantissimo anche sui territori, con il festival, con le aziende, però anche a livello istituzionale. Tra le tante iniziative ne voglio ricordare una, perché la trovo molto significativa, che è quella di chiedere l'inserimento dell'idea di sviluppo sostenibile, di sostenibilità addirittura in Costituzione, a ribadire che, come dire, il nucleo centrale del patto della comunità degli italiani, diciamo così, sin da lì deve avere questo afflato, in modo che poi tutto si riverberi sulle leggi. E quindi le chiedo non solo a che punto è questa proposta, perché credo che non sia ancora stata attuata, diciamo così, ma soprattutto qual è il senso di una proposta del genere, in cui lo Stato e l'apparato di diritto dello Stato si riconosce ancora una volta fondamentale nel tutelare la salute e l'ambiente, la salute delle persone e del mondo che li ospita. L'essenza dello sviluppo sostenibile
si trova nel concetto di giustizia tra generazioni. Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo, come diceva la commissione Brundtland del 1987, che consente alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni senza pregiudicare il fatto che le successive facciano altrettanto. Questo principio non è scritto nelle costituzioni del secondo dopoguerra, perché all'epoca l'idea era che lo sviluppo continuo avrebbe generato miglioramenti senza fine, sì, magari ci sarebbe stata qualche crisi temporanea, classica del capitalismo, ma per definizione le nuove generazioni sarebbero state meglio delle precedenti. E quindi se c'era da difendere qualcuno, tra l'altro, era la generazione degli anziani. E abbiamo visto come le spese per il welfare, soprattutto in alcuni paesi come l'Italia, siano state squilibrate a favore proprio di quella generazione e a sfavore delle generazioni più giovani. Francia, Norvegia, Svizzera, Belgio hanno negli ultimi anni inserito questo principio in Costituzione proprio per evitare che il futuro possa distruggere la vita delle generazioni future a causa degli errori della generazione attuale. C'è una proposta di legge in Parlamento, era in discussione in una delle commissioni parlamentari. Chiaramente la pandemia ha bloccato tutto, ma mi faccia sottolineare come questo tema vada ribadito in modo straordinariamente forte in questo momento. Come abbiamo detto prima, c'è una reazione straordinaria, senza precedenti, della politica fiscale, dello Stato di fronte a una crisi senza precedenti. E paesi come l'Italia, che hanno uno spazio fiscale limitato, prendono gran parte di questi soldi attraverso il debito. Quindi noi, generazione attuale dei sessantenni, diciamo così, non avendo fatto le politiche adeguate per prevenire e per prepararci a questo disastro, adesso diciamo no, ora ci mettiamo una pezza, peccato che le risorse ce le prendiamo di nuovo dalle future generazioni e in cambio gli diamo un pagherò, cioè un titolo del debito pubblico. Questa cosa è inevitabile, ma mi sarei aspettato che la politica in una situazione del genere chiedesse ai giovani: ma voi come la vedete? O, poiché lo sappiamo come la vedono, pensiamo ai milioni di ragazzi dei Fridays for Future e sappiamo che c'è le indagini demoscopiche, c'è una frattura generazionale proprio sul tema della sostenibilità a favore delle giovani generazioni, mentre le più vecchie sono ancora nel vecchio modo di pensare, che i governi dicessero: bene, noi vi prendiamo i soldi futuri e li investiamo nella vostra direzione. Questa cosa non è emersa chiaramente. Non è il messaggio culturale che sta passando. E il forte rischio è che invece, come dicevamo prima, le vecchie ricette vengano usate, più che altro in automatico, non per cattiveria, ma perché, come per i grandi atleti che si allenano tantissimo in modo da reagire appunto in automatico alle condizioni di difficoltà, si reagisce secondo il vecchio paradigma. La politica, i media, la società civile hanno su questo una responsabilità molto forte. Per questo noi come ASVIS nei prossimi giorni abbiamo dovuto rinviare il Festival dello Sviluppo Sostenibile tra settembre e ottobre, ma lanciamo una nuova iniziativa, anzi due. La prima è ASVIS Live, tre passi verso lo sviluppo, verso il festival. E quindi avremo degli eventi il 21 maggio, il 28 maggio e il 4 giugno, in cui scaldiamo i motori e magari raccogliamo anche input da chi vorrà partecipare online su quali dovrebbero essere i temi del festival. E dall'altro lanciamo Futura Network, un nuovo sito. Futura è il plurale di Futurum,
in latino, cioè le cose del futuro, perché gli esperti con cui lavoriamo ci parlano sempre di futuri, perché il futuro non è scritto, dipende da quello che facciamo noi, ed è un network di soggetti che vogliono continuare a pensare su questi temi anche una volta passata la moda, perché in queste settimane di lockdown abbiamo visto interventi di tutti i tipi su quale futuro ci aspetta, ma noi vogliamo partire dall'attualità e quindi far vedere che l'attualità, i problemi di oggi, possono essere affrontati in modo diverso per costruire un futuro diverso. Lo lanceremo il 21 maggio e sarà un'iniziativa, spero, utile. Tra l'altro sarà divertente perché, grazie alla media partnership con ANSA e RAI, ci sarà una rubrica dedicata alle interviste del passato sul futuro. E quindi cominceremo con l'intervista che Piero Angela fece a Aurelio Peccei, il fondatore del Club di Roma, che nel 1972 pubblicò il rapporto I limiti alla crescita, che fu un po' sbeffeggiato all'epoca, ma che aveva visto con straordinaria lucidità il futuro che ci aspettava. L'intervista fu fatta nel 73 e il 21 maggio Piero Angela commenterà l'intervista quasi 50 anni dopo per introdurre questa discussione proprio su Futura Network. Grazie, grazie davvero di cuore professor Giovannini per essere stato con noi. Spero che prosegua bene questa fase 2, poi la fase 3, insomma, in attesa che le cose si tranquillizzino, ma che effettivamente lo scenario che abbiamo di fronte sia uno scenario preferibile, auspicabile e non solo inevitabile. Ancora grazie e buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro.